Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Civi in questo nuovo video di Nioh 2. Bene, andiamo pure avanti da dove eravamo rimasti. Il casto Talo c'era, che ci avvolgeva. Un santuario e qualcosa. Qualcosa da prendere. Scusate, mi è partita quella là di quello là. Qui c'è boia, non ho mica capito dove sono. Allora, fatemi vedere un attimo. Eravamo qua, che avevamo ammassato l'ultimo episodio della Zenta. Esatto. Che ho passato il ponte, poi qua non c'era un cazzo e quindi l'unica strada è questa. È ovvio che sia questa, però c'è il santuario e qui c'è uno shortcut da panico. Va bene, andiamo verso il santuario, che vi devo dire, se è quello che vuole il gioco, lo faremo. Vai, prega. Perfetto, ci siamo rifocillati delle magie. Adesso appena possiamo livelliamo, adesso ovviamente non adesso. Sicuramente qua ci saranno tanti kodama che ho perso, ma poi me li faccio off camera. Tanto nella scorsa run, quella in blind, li ho presi tutti e ve li ho fatti vedere, quindi insomma sì, vediamo. Ecco. Mi dispiace, ecco qua, questo siamo a posto. Mi hai dato anche un cuore di panna, mi hai dato che cosa buona. C'è qualcos'altro? Non c'è niente, questo è molto visibilmente, vero? Accidenti. Ah, ma qui si salisce. Qui c'è tanta robina. Vediamo cosa c'è di buono. Cioè, buono no, però a me non gli ha fatto culo. Cioè, tu mi fai venire qua per un qual motivo che io adesso mi sfugge. No, non mi fai andare qui dentro, non mi fai entrare. Però sento qualcuno che suona e non ho idea di dove sia. Vediamo se magari entrare qui può avere. Oh, salve. Ecco. Perfetto. Direi che è andata più che bene. Adesso che abbiamo fatto tutto ciò, prendiamo anche questo. Ah, i vasi me li ricordo. Silenzio. Perfetto, questa è andata. Abbiamo preso tutti quanti di soppiatto. Accidenti, accidentasso. Beh, adesso sono contento. Di là non c'è niente. Di qua si deve andare. Chissà quanti kodama mi sono fatto sprecare. Ah, tu non mi frega un cazzo proprio se io ti faccio la cosa. Se ti faccio questa, così siamo tutti felici. Ok. Ah, a posto. Adesso devo solo trovare dov'è il tuo amico che evoca. Lo sento forte. Però non ho idea di dove sia. Quindi con molta calma. Dove cavolo sarà? Eccolo. Adesso poi vedremo come andare qui sopra, questo è un altro paio di maniche. E questa è fatta. Devo cercare di capire come salire. Cioè, poi quanto mi ha dato. Qua cosa ci... Cioè, venire qua serve a morire. Non vedo niente di particolare, a parte la mia morte. Quella la vedo proprio chiara. Allora, qui... Salve. Qui si va. Il gioco vuole che vada là. Ok, va benissimo. C'è nessun altro. Oh, ci va. Ti ho detto che ci va. Se ci va, ci va, insomma. Salve, lei è molto bello, sa? Cioè, poi quanto mi ha dato. E qui si cade. E qui si va sul tronco. Perché io devo andare sul tronco? Ma guarda che c'è. Salve, signor Kodama. Infatti ho pensato, dai, c'è un tronco, ma che non si faccia qualcosa? Ok, posto. Allora, scusa, ho toccato il mouse, si è spostato tutto. Andiamo pure avanti. Sei già tra Kodama, io senza la percezione lo sto dando male, dai. Basta stare un po' attenti, certo, alcuni sono un po' più difficili da vedere. Devo trovare sto cazzo di coso. Mi scusi, lei dov'è esattamente? Eccolo qui, signore. Ma facciamo così, va, che forse riesco a fargli un po' più di danno. Ok,
se ne va. Perfetto, adesso non abbiamo più il problema. Salve signore, lei è molto bello, sa? Ok, vediamo se quanto danno riusciamo a farti così. Beh, abbastanza, per non usare una magia, sapete. Ok, perfetto. È rallentato, è un'altra cosa. Certo che con la magia del fulmine l'abbiamo fatto molto prima, però... Oh, cazzo, Arola, mi hai fatto prendere un cazzo di colpo, ragazzo. Ragazzo, insomma. Coso. Qui c'è qualcun altro. C'è la percezione dei nemici, ma è fatica usarla. Perché dopo sono concentrato. Ok, questa combo è molto soddisfacente. Ah, questa non mi è piaciuta per un cazzo, eh. Te lo dico proprio col cuore. Ai, 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 c'è boia. Brutto stronzo. Oh. Che cavolo. Ci denti, chi se l'aspettava? Ok, questo me l'aspettavo. No, aspettate, va, che quelle ne ho poche. Facciamo così. Tac, ecco, così. E una è andata. Poi cerchiamo di... Eppure, cioè, qua sta proprio da codà. Un nascondiglio proprio ideale per loro. Non c'è un cazzo invece. Vabbè, pazienza. Andiamo qua e vediamo cosa c'è. Salve. Lei non mi piace per un cazzo, sa? Scusi un attimo, va. Oh, è stato bravo. Ha fatto un salto da panico, complimenti. E qui non facciamo un caso. Poi. Oh, salve Codamuccio. Oh, ma c'è boy, stiamo andando alla grande, eh? E questo lo ammassiamo subito. È stato un piacere, insomma, sì. Altri? Io mi rifaccio alla percezione della mita. Insomma, quella, cioè, mi viene più in mente come si chiamola. Eccoci qua. A posto. Adesso il problema è dove cazzo devo andare, dove sono venuti qua. Che è tutto chiaro. C'è la signora lì che non mi piace per un cazzo, però insomma. Vediamo di farla bene. E qui si va su, da qualche parte, adesso non so dove. Salve signora, lei non mi piace proprio per un cazzo, lo sa? No, no, ma c'è una corsa, la signora che è veramente... Signora, lei corre un po' troppo per i gusti, sa? Ecco, ho fatto una cacata e adesso ho pacata. Eccoci qua. Scusi signora, cioè, insomma, a questo punto. Ecco qua. E qui si va, c'è anche sua dama. Io quello di prima l'ho cannato, lo sapete? Non l'ho preso. Accidenti. Vediamo un po'. E qui c'è il ponticello dello shortcut. Ottimo. Mi fa piacere. E di qua spero si salga, perché io volevo andare là. Ma questa... Così nessuno ci vieta di farlo. Salve. No, no, non mi piace per un cazzo. Tac, tac, tac e tac. Perfetto. Questo è il famoso ponte d'inizio. Va bene, ho capito tutto. Stranamente ho capito, c'è un miracolo. Però io volevo andare... C'è un vaso. Prendiamolo. Si dà un po' di incantamento, meglio di niente. C'è un vasulo. Aspetta che se c'è qualcuno qui lo piglio nel culo, eh. Infatti, signora... Una bella scherza barroni lei, lo sa. Eccoci qua, così almeno l'abbiamo tolta. Non c'è più niente? Io c'ho paura, eh. Porca miseria, chi sarà mai? Salve, no, non mi piace per un cazzo lei. Ok. Va bene, io farei così, dato, insomma. Ok, andata. E lì c'è qualcos'altro, quindi sappiamo già dove dobbiamo andare. Bene. Sì, le magie sono una svolta, una volta potenziate, ovviamente sono toste. Allora, si va di qua e si va di là. Adesso voi ditemi, dove cazzo devo andare? Oh, santa vita. Sì, qua si scende, quindi non penso si ritorni sopra. Io non so come andare sopra. Mi sarebbe piaciuto tanto saperlo. Ok. Bel casino. Ci vuole nelle orecchie le passate. Ce le ha grosse, lui. Ok.
Eccoci qua. Il problema è che non so ancora. Magari dopo, eh? Dov'era il punto di prima? Insomma. Andiamo così. Oh, salve! Lei mi piace molto. C'è voi, l'ho mancato in pieno. Insomma, lei vuole proprio prendere le botte. C'è voi, le ho prese io le botte. Ok. È andata. Non ho ancora capito come andare là. Oh, c'è una fonte. Beh, questa può essere piacevole usarla. Ecco qui, non per la signoria che ci spoglia, ma per il fatto che ci dà tanti regenerazioni in più. Bene, ho mancato dei posti, ne sono abbastanza sicuro. E qui si apre, là ci sarà sicuramente dentro un Mimic. No. Un cannone. Oh, c'è il cannone. Abbiamo preso un signor cannone. Posto il fucile. Io lo loccherei. Facciamo così. Il cannone lo loccherei, perché è un 49 da panico. Cioè, fa poco più del nostro arco. Cioè, vabbè, locchiamolo è meglio. Pensavo facessi una roba esagerata, cioè, mi fai pochissimo in più di un arco, cioè neanche di un fucile, di un arco. Ok, va bene. Io mi sono assolutamente perso. Non so assolutamente dove andare. Oh, finalmente ci siamo. Dai, adesso prendiamo qua che è meglio. Dai, sono contento, non lo trovavo. Ok, vediamo cosa gli diamo. Gli diamo le ghette. No, volevo dargli un'arma. Se trovassi un'arma adeguata, gliela darei anche l'arma. Ma non c'è un cazzo qui. Ok, vediamo ci dia qualcosa di buono. Sì. Mi hai dato uno dacchi? Mi ha dato uno dacchi. Vabbè, non puoi mica andare sempre bene, no? Insomma, io ci provo, poi se va, va, se non va, non va. Allora, era di qua che dovevo andare. Ci sono due, non lo so, ragazzi. Sì, di qua. E anche di là. No, di là siamo venuti. Di qua siamo venuti. Di qua siamo andati. Io non mi ricordo quasi più niente, però dovrei sicuramente andare di qua. Che non sono andato. Allora, questo è un dito in culo. Grosso come una casa. Shh, silenzio. Oh cazzo, non mi ha dato la questa. Ok. Ok. Accidenti. Ok, ce l'abbiamo fatta. Lui è perché è veloce e fa tanto danno ad area. Cioè, nel senso che il suo attacco prende molto, molto vasto, insomma, raggio ad area. E quindi è un casino. Perfetto. Cioè, quanta roba che c'è qua. Ma adesso la prendo. Di qua c'è che ci sono tanti posti da andare, eh. Eccoci qua. Onore Nagamasa. Nobunaga-sama wa uragiri mono o yurushimasenzo. In teoria devo andare di là, in teoria, perché io ancora non so dove cazzo andare, però insomma, andiamo a vedere se qui c'è qualcosa di buono, magari c'è. Che sia il posto dove sono andato, che avevamo tre vie, vi ricordate? Secondo me sì, non vedo nemici, sì. Ho detto 400 milioni di volte, insomma sì. E ovviamente adesso io non mi ricordo più dove cazzo devo andare per tornare sul posto. Che bello. Allora, era di qua. Era di qua. Nella selva scura, viste le cose dure. Ecco, ci siamo. Possiamo andare. Siamo a posto. Oh, ma lì c'è qualcosa. C'è qualcuno. Speriamo che non mi faccia il culo, insomma. Sì, ma lei ha rotto il cazzo. Cioè, voi sei sveglio sto cane, nel senso che è veloce. Ah, mi ha fatto male, lo sa. Ma lei a chi ha urlato? Chiedo. Oh, cioè, che cazzo è con chi ha urlato? Basta, porca miseria, mi stai rincoglionendo. Insomma, non si fa così. Come fa a essere così veloce lei, signore? Ci dia, insomma, una cosa. Mi ha fatto cacare in mano. Porca miseria, che colpo assurdo mi sono preso. Oh, accidenti. Oh, mamma mia.
Sì, vabbè, no, aspetta un attimo, va. Aspettiamo lui. Ok, adesso che tu hai fatto la tua, faccio io la mia, però. Eccoci qua, siamo rigenerato, lo. E qui facciamo così. La figata non si poteva fare, però mi metto più o meno in linea d'aria per riuscire a fotterlo. Ecco. E si va a posto. Poi, cosa c'è qui di bello? Non c'è un cazzo. Non c'è proprio niente. Accidenti, mi aspettavo una roba da panico. Non è che qui c'è quella. Oh, salve! È perché ha detto è il classico posto sotto le scale. Eccoci qua. Ne avremmo lasciati sicuramente dietro a parecchio. Che cazzo mi ha dato? Medicina erboristica. Oh, ma c'è boia! Ma gli hai dato una roba sborona, eh? C'è boia. E niente. C'era tanta roba, per carità. Un altro vaso. Allora, io sono perplesso. Allora, di qua cado. E di qua vado. Devo andare di là, dice il gioco. Però di qua non ci vado, di qua cado. Allora, fatemi capire. Il gioco dice che dobbiamo andare di qua. La mappa almeno ci suggerisce così. Però di qua io non ho visto niente. Quindi ci è sfuggita un'altra via. Esatto, ok. Importante capirci. Poi, mi scusi signore, niente di personale, gli è saltata via la testa, anche all'altro, e siamo a posto. Benissimo, dai, sono contento, abbiamo trovato la strada, qualche kodama l'abbiamo preso. Oh, la nostra amica. Bene. Salve signora amica. Gufo. Ah, mi fai grazie, molto gentile sei stata. Mi ha dato la campana che convoca il micione. Scipotele gattone, sciamamao. Oh cavolo. Ecco qui, ho buttato giù delle pietre. Va bene. A posto, benissimo. Livello non lo facciamo. Ho visto che ho qualcosa qui, usiamolo. Ah, oh mio, ho due in più. Cioè, ragazzi, mica poco, insomma, ne cresce sborona. Non mi ha tolto i punti di questo. Di come sono altri questi? Dopo ci guarderò e vediamo cosa mettere al meglio. Oh, porca. Beh, è lì. E facciamolo così, insomma, no? Allora, fatevi vedere. Qui si siende e qui si siale. Qui non si ha niente. E qui c'è quello lì che rompe i marroni. Ok. Scusi, sa, niente di personale. Ti piacerebbe? C'è poi che sensibilità. Oh, non mi piace lei. Fa proprio per un cazzo, lo sa? Ok. Andiamo qua. Qua mi è servito a vedere dall'alto, ovviamente. Vediamo se riusciamo a fare il culo a qualcuno. Nel senso buono, però, insomma. Questo è un uomo. È uno scheletro, veramente. Ok, questa è andata. Non vedo nessuno. Per carità, possiamo andarci, Chi è? Ma non lo vedevo. Ma un cannone, ci hai esagerato. No, c'è boia. Porca vacca, come faccio a evitarlo? Sembra che non mi spari. Perfetto. Lui è limitato come raggio e io ho un po' di cosa brutta. Non so se è stata una coincidenza positiva salire qua, però. Ma ci siamo. È andato solo giù, vero? Non è morto, vabbè, pazienza. Andiamo qua. Ok. Porca vacca. Ok.
Perfetto. E la magia ci ha salvato il culo. Allora, vaso. Madonna, mi fanno esplosione da panico. E qui morte, beh, mi sembra molto piacevole quella cosa. Allora, vediamo un po' dove poter andare al meglio, eh. Ah, qui è un posto dove siamo andati. E c'è una scala. C'è una scala, ma sembra che ci siamo andati qua. Mi sono sbagliato, sì, no? Assolutamente no. Mamma mia, mi sono teso, sono teso. Che bella la ciocca, oh, che belle cose che ci danno. Calati, in che senso, scusa? Allora, qua ci posso andare, però se ci vado taglio tanto. Qua ci posso andare e lo voglio prendere. Perfetto. Cote, ottima. E qui. E qui, qui sono cazzi da cacare parecchio. Volevo tornare un attimo. Lei è un rompicoglioni, glielo dico col cuore proprio, eh. Allora, qui se c'è un codama, col cazzo che lo vedo, lo sapete? Ok. Se c'è un codama non lo vedrò mai qua, perché c'è la zona. Loro si nascondono. Quindi non c'è niente da fare, va bene. Andiamo sopra a ammazzare tutta la gente che possiamo ammazzare. Madonna, quanta roba c'è. Ok, lei non mi piace più. Dai, su, fai la tua rotea. La tua rotea. Ok. Ok. Allora, fai la rotea tua. Accidenti, top! Ecco qua. Ma insomma, sei un po' estruso. Cioè, loro sono lenti, si gestiscono, ma ci sono alcuni che fatica a farlo. Perfetto. Io vado con molta calma, scusate se non corro, ma è fatica. Allora, volevo dare un'occhiata più o meno come siamo messi. Male, a quanto pare. Siamo messi male, non vorrei che mi comparissero all'improvviso qualcuno, quindi volevo cercare di esplorare un attimo. Questo è buono. Perfetto. Sembrerebbe che non ci sia nessuno. Adesso vado da lui, promesso. C'è un po' di paura, si vede. Oh, porca miserica. Vai! Ah, io ho fatto la magia, lui si è sbattuto al piede dei coglioni. Ok. Ecco qua. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Adesso posso girare con pace. Accidenti a lei! Mi ha fatto prendere un cazzo di colpo, è incredibile, eh. Ok, ho preso tante belle cose, sono contento, dai. Questo è un posto da Kodama salve. Dai, ne abbiamo presi abbastanza, ne avevo lasciati due o tre, ma non sono insoddisfatto di quello che ho fatto, dai, sono contento. Allora, prima di andare, c'è tanta roba ancora da fare. C'è una scala da buttare giù, c'è un po' di cose da fare, dai. Ah, qui non posso andarci. Io voglio capire questa scala come la butto giù. Mamma mia, quanta roba c'era. Perfetto. Oh, salve. Lei non mi piace per un cazzo, lo sa? Porca vacca. Vabbè. Ok, da qui siamo venuti. Importante è saperlo. Dai, sono riuscito a gestire quello scheletro. Non è mica malo, eh. Mi faccio i complimenti da solo. Oh, ma guarda chi c'è da dietro. Eccoci qua. Salve, sono un becciore. Dopo non mi dà gli item, vero? Ma gli dati lo stesso. Ah, quindi io qui ero venuto e non me ne sono proprio accorto. Sono stato proprio sveglio, eh. Porca miseria. Che svegliume. Allora, c'era, come dicevo, la possibilità di buttare giù una scala. E io vorrei vedere come fare. Però adesso non mi ricordo dov'è sta cazzo di scala.
era una scala qui vicino, eccola qui, questa. Quindi si va da là, devo cercare di capire, seguire bene tutto quanto, di qua. Ok, si deve salire di qua, questo è chiaro. Poi, siccome c'è, può darsi che, dato che non l'ho vista, allora noi siamo venuti da qua. Devo andare qua sopra. Questo c'è voi. E devo trovare la scala. Adesso la trovo, promesso. La scala era esattamente... Non mi ricordo esattamente dove era. Era lì. Era là, ok. Quindi andiamo di qua. Cosa c'è qui? Un vaso. Andiamo di qua. Oh, ma c'era... Ah, lo scheletro che si è rifatto. Aia. Non si fa così però, Ok, mi ha rigenerato. Quasi. Sì, tutto. Ecco, devo andare di qua. Benissimo. Così vediamo se lasciamo dietro qualcosa, perché se no mi dispiaceva. La scala... L'ho persa. Eccola. Accidenti, butta giù. Oh, adesso sono soddisfatto. Adesso sono contento. Non rompo più i marroni, promesso. Sì, sarebbe bello, vero? Non rompere di più. Ok, andiamo pure. Cazzo, ho fatto un video lunghissimo. Scusatemi, non me ne sono proprio accorto. Vabbè, dai, ci fermiamo qua. E questo video è tutto. Vi do come al solito, lascia un like, un commento, se piace, fammi sapere cosa ne pensate. Poi da subito sotto la scena. Ciao, ciao.